Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo tanto tempo, perdonatemi un po' di inattività, ma lo sapete, i contenuti scarseggiano. Sto preparando gli ultimi due esami dell'università, quindi mi sono preso un attimino un break. Oggi ho raccolto un po' di informazioni, me la sentivo di far uscire sto video perché c'è tanta ciccia che hanno iniziato a mettere a cuocere in vista di FIFA 22 che ci interessa, perché oggi parliamo di gameplay. Infatti c'è stato un playtest, ovvero una sorta non di beta ma quasi di alfa, ok? Dove è stato dato accesso al gioco a dei, insomma, chiamiamoli cavie, che hanno potuto provare qualcosina in anteprima. Playtest che però è stato cancellato, visto che manco il tempo di mettere le mani sulla prova che la gente ha iniziato a spifferare, nonostante abbiano firmato un NDA, ovvero un contratto di non divulgazione. E come era, insomma, prevedibile, comunque sarebbe successo. E ovviamente i vari leakers eccetera eccetera hanno raccolto queste informazioni e io le ho raggruppate all'interno di questo video in maniera tale che le andiamo a guardare insieme. Quindi passerei subito all'azione. E come potete vedere ho proprio questo ragazzo che si chiama King Langpard, che ha, insomma, un discretissimo seguito su Twitter, che come potete vedere ci dà innanzitutto quella che è l'informazione sul playtest che è stato cancellato e tutti i testers sono stati, insomma, informati della cancellazione, diciamo, sono stati puniti e il coso è stato cancellato. Però direi di partire con quelle che sono le novità. Gameplay features nella beta, che però io non chiamerei beta ma chiamerei alfa. Player switching: quando controlli un giocatore in difesa, schiacciando R3, quindi l'analogico destro, puoi scegliere tra tre dei giocatori più vicini e loro avranno in testa tre pulsanti che potranno essere, non lo so, X, quadrato, triangolo, e tu per switchare puoi schiacciare R3 più triangolo se vuoi prendere uno, più quadrato se vuoi prendere l'altro e più X se vuoi prendere quell'altro ancora. Puoi comunque usare ancora L1 oppure l'analogico destro per continuare a switchare come di solito. Allora, questa qui è una feature che magari se qualcuno gioca a NBA conosce, perché su NBA se schiacci L1 poi c'hai in testa tutti e cinque i tuoi giocatori la possibilità di selezionare quello che ti pare. Da un lato per me ci sta, però il motivo per il quale ci sta è un motivo che è sbagliato secondo me, perché in qualche modo risolve il problema che switchando con l'analogico non ti prende l'uomo giusto, ma non ti prende l'uomo giusto per un problema relativo ai server. Quindi questo ti fa capire già un preludio secondo me al fatto che la stabilità all'interno del gioco anche su FIFA 22 non è stata risolta. Ma per poter, diciamo, risolvere questo problemino, ci hanno dotato di questo strumento che ci permette di switchare schiacciando R3 e selezionare il giocatore che più ci aggrada. Però, ripeto, io avrei preferito più un gameplay più costante che ti permettesse di switchare bene con l'analogico, piuttosto che inserire quest'ulteriore cosa di R3, perché poi io già le vedo le cose, che schiacci R3, ti parte il ritratto, schiacci quadrato, insomma, è una feature che ci sta, per carità, ci sta, però bisogna vedere come verrà implementata. Però è la prima roba abbastanza game changing che buttano dentro, un po' come, insomma, sono state per esempio le skill cancellate. Questa è proprio una feature che non abbiamo mai visto e vedremo per la prima volta. Per quanto riguarda sempre il gameplay, poi parliamo del second man press, ovvero il raddoppio. Raddoppio che dai tempi di FIFA 17 fai fino a FIFA 19, insomma, aveva una sua utilità ed era un elemento che, insomma, era molto molto OP se utilizzato nella maniera corretta, che poi da FIFA 20 invece ha avuto un tracollo. Qui c'è scritto che il second man press, quindi il raddoppio, è stato nerfato. Come fai a nerfare una cosa che già fa schifo? Cioè, ci vuole coraggio. Ci dice che c'è una piccola freccia verde sopra il giocatore che sta pressando in raddoppio e dura un 3-4 secondi. Una volta che è finito, quindi mi immagino che se tu controlli difensore A e davanti a te c'è difensore B schiaccia R1, fa raddoppio e gli appare una linea davanti in base alla direzione nella quale va a raddoppiare. Però una volta questa linea scompare,
Insomma, il pressing diventa inesistente, anzi diventa deleterio perché ti dice che ti porta il giocatore fuori posizione. Allora, io devo dire che non sono mai stato un abuser del raddoppio, ok? Però secondo me il raddoppio è una di quelle feature che ti fa skill gap in difesa, quindi per me piuttosto che continuare a nerfarla, potevano buffarla un pochino e riportarla, non dico ai livelli di FIFA 17, ma insomma, renderla quantomeno una via utilizzabile. Se dovesse essere realmente così, insomma, hanno definitivamente distrutto il raddoppio, che potrebbe essere anche a questo punto cancellato dalla scienza, perché lascia veramente il tempo che trova. Terza features, addirittura qui si sbilanciano, anche se insomma lascia un po' il tempo che trova dopo un giorno di playtest. Segni di meta, a questo punto ci dice che crossare e testare sembra abbastanza OP. Insomma, io l'ultimo gioco dove si crossava in maniera abbastanza OP, senza bullshit come FIFA 19, che ricordo, forse FIFA 14, FIFA 15, parliamo di quei giochi lì dove c'erano veramente dei colpi di testa OP. Io onestamente continuerei a tenere l'impostazione di FIFA 21 con il colpo di testa manuale nel momento in cui c'è il cross, in maniera tale che, insomma, rendi effettivamente difficile, perché vi ricordate quando bastava fare cerchio boom con i giocatori veloci sulle fasce, crossare e fare colpo di testa gol con Ibra o i vari Robben che mettevano in mezzo per la punta del Bayern? Ecco, non mi sembra il caso di ritornare a quei giorni lì. Insomma, ci sarebbe poco skill gap ad avere giocatori che corrono come dei muli e buttare palla dentro e basta, secondo me. Quindi, insomma, questa qui è una roba che terrei abbastanza sull'attenti perché non mi convince. Per quanto riguarda invece il tunnel direzionale, ci dice nerfato. Oh, che bellezza! Finalmente questa è una cosa che mi aspettavo, perché ogni anno, fateci caso, c'è una skill OP, tra l'altro skill OP che introducono per la prima volta, come nel caso della crocchetta su FIFA 19, e poi l'anno dopo fa schifo, quindi è esattamente quello che è successo per il tunnel direzionale. O succederà, o dicono che succederà, quindi a me va benissimo così, o mi va comunque benissimo che può essere una skill utilizzabile ma che non deve generare bullshit. Quindi se io la faccio non devo sperare di vincere il rimpallo, ma se la faccio è perché magari mi dà effettivamente uno speed boost, che però dà la possibilità del difensore di reagire e non di rimanere come la bella statuina. Quindi sicuramente una buona notizia questa del tunnel direzionale. Raga, questa io è una cosa che quando l'ho letta mi è scesa una lacrima. Perché se questa cosa è vera, è la cosa che io sto chiedendo da FIFA 19. Le tattiche le ridimensionano e rimettono il sistema di tattiche dei vecchi FIFA. Con i numerelli, raga, con sti numerelli che non servivano a niente. Sapevi pressa, pressavi, non sapevi pressa, non pressavi, sapevi attaccare, attaccavi, sapevi difendere, difendi. Raga, questo potrebbe essere la svolta per togliere un po' di CPU dal gioco. Se ripiazzano le tattiche vecchie, io ve lo giuro che mi presento in un video o in una live con una bottiglia di champagne e la stappiamo insieme, perché questo potrebbe essere veramente un punto di svolta. Io ve lo dico oggi, che è 28 luglio che vedete il video, io lo registro il 27, vi dico che se dovesse succedere, stappiamo lo champagne. Non so chi si ricorderà, insomma, queste tattiche qui, ma vi assicuro che erano, non dico inutili, ma comunque non introducevano tutta la CPU della manovra veloce, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se però questo qua si è un attimo contraddetto dopo, perché dice dopo puoi comunque andare a toccare le tue tattiche offensive mettendo equilibrato, manovra lenta, manovra veloce e palla lunga. Poi puoi mettere creazione delle chance, possesso, equilibrato, forward runs, quindi inserimenti, passaggi diretti 1-2. Quindi questo qua, al massimo io spero che sia nella schermata precedente la possibilità di dire, quindi invece di, che ne so, lì c'era freeform. Tipo potevi metterli in maniera ordinata, organized o libera in mezzo al campo. Mi auguro che sia riferito a quello. Quindi magari invece di freeform puoi mettere tipo slow build up, eccetera, eccetera. Ma non che siano dei preset tipo manovra veloce e fanno gli svegli. Quindi mi auguro che sia semplicemente un cambio di terminologia nelle tattiche precedenti e non un'introduzione di numeri nelle tattiche di adesso. Ma credo più la prima rispetto alla seconda, visto che dicono che dovrebbero cambiare, e non ci sono cambiamenti alle tattiche difensive, questo è da capire. Manual defending, boom, OP, dovrebbe essere stato migliorato, perché ci dice che da quello che gli è stato detto,
La difesa manuale è un qualcosa che la EA sta cercando di migliorare e un playtester appunto gli ha riferito ciò. Inoltre stanno lavorando su insomma degli asset che permettono di aiutare su quella che è la difesa manuale. Vediamo come dopo la beta e il rilancio del game sarà insomma il gioco, perché poi comunque bisogna sempre ricordarsi che all'inizio del gioco sono tutte rose e fiori, poi le patch, boom. Vi ricordate FIFA 18 che bello all'inizio senza CPU, eh? Poi un pochino l'hanno messa. Vi ricordate che bello FIFA 20 senza... come si chiama lì? Insomma, la roba che ti sposta i giocatori in mezzo al campo, non mi viene in questo momento. Comunque era meraviglioso. FIFA 21 inizio game, ve lo ricordate che era un bel gioco? O decente, distrutto pure quello. Quindi stiamo attenti alle patch, stiamo attenti a quello che succederà. Però manual defending, insomma, buffata, è una cosa che mi rende abbastanza felice. E poi ci dice anche che sono state introdotte un po' di stats, insomma, simpatiche, come la hitmap, vedi i tocchi dei tuoi giocatori, e gli expected goals. Quindi magari se Neymar era qui e non ha segnato, in realtà ci si aspettava che la buttasse dentro. Ma insomma, queste sono cose minori. Però vi dico, ragazzi, si inizia a respirare aria di FIFA 22, si inizia a respirare aria di novità. Vediamo se queste novità saranno poi effettivamente decenti e non rovinare il prodotto, che al momento di FIFA 21 già non è, insomma, questo granché. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, se già le avevate viste, insomma, cosa vi aspettate voi. Ovviamente è presto, però ci facciamo due chiacchiere in attesa poi della conferenza EA, che ci sarà, se non erro, il 22 luglio, che seguiremo ovviamente insieme. Quindi nel frattempo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata, un saluto da Neri Beroschi, statemi bene, ciao!